noi in questa competizione vogliamo andare avanti e sappiamo che domani sarà comunque una partita importante, decisiva, e vogliamo far strada, insomma, perché come avevo detto anche l'altra volta, visto che ero io a fare la conferenza, è in questo momento la strada che sembra più meno tortuosa, insomma, per cercare il prossimo anno di giocare ancora in Europa. Faremo una formazione, abbiamo ancora un allenamento, ma faremo una formazione per vincere la partita. Tutti quelli che giocheranno saranno quelli che ci danno affidamento per vincere la partita. Insomma, la formazione sarà adeguata all'importanza dell'incontro e l'importanza è molto alta. 4-2-3-1 è soltanto una evoluzione, diciamo, del 4-4-2, che passa per essere uno schema molto difensivo, e forse il 4-2-3-1 chiaramente può dipendere dagli interpreti, può esserlo ancora di più. Io credo che questo sarà il nostro schema da qui alla fine del campionato, insomma. Molto attento a tutto, molto attento ai particolari, perché sa che i particolari fanno la differenza ed è dedica quasi tutto il suo tempo, io non so se la notte, insomma, comunque dedica tutto il suo tempo a cercare di migliorare tutto quello che è migliorabile, e questo credo che sia una dote importante. Insomma, si sta dedicando completamente a cercare di riportare il Milan dove merita. Mario il centravanti lo fa da qualche anno, in nazionale, da quando è al Milan praticamente, prima ha quasi sempre fatto la seconda punta, e gli si sta chiedendo una partecipazione più continua anche dal punto di vista emotivo.